Qui in studio da un po' di tempo mi perdo nello sguardo di Frediana, ora te lo dico Frediana, e anche nel tuo movimento del piede, perché credo che da quando è iniziata la nostra chiacchierata tu non abbia mai smesso, il tuo piede non abbia mai smesso di ondeggiare. Frediana conosce quello di cui stiamo parlando e lo Eh conosce sì, dall'altra parte, perché sono la piccola, tu sei la la piccola, tu piccola. hai 19 anni, sei la piccola. Figlia che ha subito tutto Eh sì. questo. Noi ci facciamo raccontare brevissimamente la tua storia da un video. Vi avevamo già conosciuto insieme al tuo papà, tuo fratello Daniele, e poi se ti va ci dici anche com'è stare dalla parte della piccola. Chiaramente sta con me non era facile, perché se si andava a bere bene, se no per il resto non me ne fregava nulla di nessuno. Si trascurava, c'era molto, non c'era tante volte, non ci conosceva, non mi conosceva, non voleva, sembrava che non volesse neanche un rapporto con noi. Per carità, era un padre, ma proprio ufficialmente perché c'aveva il mio Tornava e niente, urlava, si incavolava, si litigavano con mamma soprattutto. Io mi ricordo tanti appunto flash di mamma e papà che litigavano. Non è che mi rivolgevo a loro in una maniera normale, urlavo. E chiaramente cercavo la lite anche con loro. Tante volte ci ha fatto vergognare. Non era semplice magari poter dire mio padre è briaco, come si dice qua da noi, è ubriaco, lascialo perdere, non è in sé stasera. Se andava a fare al mare, se si andava in montagna, che cercavi? Un posto dove ci fosse un bar o almeno un luogo dove vendevano da bere, sempre qualcosa da bere, perché se no non si andava avanti. Passaggio fondamentale è stato appunto quando si è reso conto che doveva cambiare. Diana, poi ci dici che cosa è accaduto, no? Cosa poi ha rivoluzionato una strada che sembrava, non so, come la vivevi? Pensavi che quella sarebbe stata l'unica possibilità o riuscivi a sperare? Io, diciamo, all'inizio ero piccola, avrò avuto 14 anni, quindi insomma già 5 anni sono passati, però non l'ho mai, cioè da quello che mi ricordo non lo conosco solo come il papà che è arrabbiato, che torna a casa proprio arrabbiato e che quando apre la porta a me veniva insomma uno strizzotto allo stomaco e dicevo oddio, ora Uno, chissà che scusami, uno uno. strizzotto, Strizzotto. allo stomaco, come dire. Strizzotto, guarda, è quasi onomatopeico, rende perfettamente. Ecco, e che proprio diceva, ma chissà che succede stasera proprio. E quindi non, proprio appunto, come ho detto nel video, ci trascurava sia me che Daniele, non lo conoscevo, non ci conosceva e quindi no, purtroppo Cioè era non era così. neanche come non avere un rapporto, perché era peggio, perché Era saperlo rientrare peggio. significava aver paura. Sì, non era il mio papà, non posso dire che c'avevo un papà, perché insomma c'era nei momenti importanti, c'era quando si stava male, per carità, però se volevo fare magari un discorso serio con lui, Non c'era. c'era. Tu l'hai odiato? È uscito, credo, questo termine a un certo punto. Odiato, sì. Sì, Sonia lo diceva prima. Purtroppo arriva anche quel punto perché non. Vedi anche con mamma il rapporto che si sfa, che sfa la famiglia, che cade tutto a pezzi, sembra proprio che neanche che lo faccia apposta, però insomma non fa niente per recuperare. Daniele a un certo punto ha detto: a volte mi sono vergognato, ci siamo vergognati di lui. Certo, quando, che so, festività, comunione, cresime, insomma, quello è il mio papà.
non te ne vantavi, non ci stavi bene insieme, quindi ci si vergognava se si trovava per strada. Insomma, Daniele tante volte l'ha trovato con i suoi amici e l'avrebbe quasi messo le mani addosso, come di datti una regolata, perché così non si va. Ma in fondo, da figlio, che cosa chiedi, anche non esplicitamente? Che per te ce la faccia? Che se non ce la fa da solo, che cosa chiede un figlio? È un figlio, cioè, la sicurezza che ci sia sempre, sempre quando ne abbiamo bisogno. Ora c'è, prima no, e quindi l'idea di non avere, insomma, mamma è stato un bel appoggio, però anche il papà, la figura paterna è importante, non si può trascurare. Quindi questa sicurezza di dire proprio c'è, e allora sei tranquilla, dici vabbè, allora... Ora c'è, e c'è anche in un modo giusto. Sì, ora è perfetto. Cioè, è proprio cambiato, un'altra persona, lo riconosci. Com'è ora? Ora è papino per me, cioè proprio... c'è sempre, ci si vede sempre, insomma... Adesso non ti lamenterai che c'è troppo però adesso, no, eh? No, sì. Anche, anzi, più c'è. E poi, insomma, anch'io col club ho dei bei rapporti, ci vado anch'io. È stato proprio un cambiamento per tutti. E poi, insomma, il club mi fa tanto anche a me. E quindi non è che solo accompagno lui in questo percorso, ma dà tanto anche ai familiari.